Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Quali sono le novità della nuova campagna abbonamenti per la prossima stagione? Ma direi che sostanzialmente sono diverse. Vado in ordine così, in ordine di memoria. La prima è che all'abbonamento non ci sarà più l'abbonamento solo per la Coppa, ci sarà solo l'abbonamento full che comprenderà la 1 maschile, la 1 femminile e ovviamente il primo turno di Coppa, quindi le prime 5 partite, così come la regular season di A1. Poi, da un punto di vista economico, sicuramente abbiamo tolto il rateo della partita che non si gioca rispetto all'anno scorso, nemmeno, e abbiamo creato nuovi 1000 posti, andando a definire distinti laterali e tribune laterali, dove abbiamo calato il prezzo dell'abbonamento del 15%. Per cui non solo non abbiamo alzato i prezzi, sono rimasti uguali, diminuiti solo perché c'è una partita in meno, ma li abbiamo ulteriormente diminuiti di un 15% su 1000 posti. Quindi credo che le aspettative di non solo di rispettare quell'aumento che c'era stato consistente lo scorso anno, non avendo raggiunto poi peraltro nemmeno i playoff, sia stato rispettato. Nei confronti dei tifosi era un impegno che io volevo prendermi e riconoscere e ripagare la fiducia che i tifosi ci avevano dato l'anno scorso, con gli interessi spero, pur andando a costruire un roster che sicuramente avrà dei costi ben superiori a quello dello scorso anno. E quindi speriamo di divertirci in tanti di più. Poi l'altra garanzia che vogliamo dare agli abbonati è che non ci sarà nessuna partita con scontistica sui biglietti. Quindi i biglietti costeranno quello che noi abbiamo scritto oggi nella nostra presentazione e quindi non ci saranno più la vendita a 10 euro, le promozioni, perché andremo a danneggiare gli abbonati. Quindi chi fa l'abbonamento avrà dei vantaggi rispetto al full di 3 partite praticamente gratuite sulle 21, e chi fa solo l'LBA, quindi il campionato, di almeno due partite rispetto alle partite totali. E questo è un altro elemento. Poi, come ho anticipato in conferenza, ci sarà, mi auguro, sicuramente la possibilità di fare qualche partita fuori dal Paladozza, e queste partite verranno giocate, se sarà possibile, alla Fiera di Bologna. Qualcuno mi ha fatto la domanda perché non all'Unipol Arena, perché con Claudio Sabatini abbiamo parlato e non c'erano le date disponibili, lui aveva già molte date occupate, quindi non è che così sgombro il campo anche da eventuali altre situazioni. Lui è stato disponibile, Claudio, ma non c'erano le date per fare determinate operazioni. Quindi abbiamo pensato alla Fiera come soluzione. Lì realizzeremo un contenitore. Ho visto più o meno il progetto quasi finale, che sarà un replicare in grande il Paladozza, quindi sarà non un rettangolo ma un tondo. A tipo voi, e quindi agli abbonati potremo rispettare il posto, che è un altro problema che era nato in passato, di dire io faccio l'abbonamento in quel posto lì, mi cambiate palazzo e mi trovo in un'altra posizione. Quindi questo garantirà agli abbonati una visibilità simile a quella che hanno al palazzo. Questa è un'altra risposta che ha voluto dare a delle giuste lamentele che c'erano state in passato. Direi che queste più o meno io le ritengo a memoria. Ecco, le donne sicuramente un aspetto molto importante, più abbonati abbiamo meglio è, perché potranno seguire anche le donne avranno bisogno di molto sostegno, visto che giocheranno quasi sempre nella stessa giornata degli uomini. Quante partite pensate di fare in fiera, più o meno, e quali, se è possibile permettere alla Lega? Ma al momento io ritengo da un minimo di 2, parlo complessivamente, tra Coppa e campionato, a un massimo di 4, 5, da 4 a 6 seconda delle, comprese quelle due lì, insomma, per cui vedremo, sicuramente 2 quasi di sicuro. Più eventualmente le fasi finali. Ecco, esatto, più stiamo facendo un accordo con Fiere di Bologna, naturalmente sono dei costi importanti, perché chiaramente dovremo riallestire il palazzo, perché chiaramente è una struttura mobile. Se dovessimo, incrociamo le dita, raggiungere, come è auspicabile e sperabile, i playoff, il campionato e arrivare in fondo alla Coppa, da maggio in poi giocare tutte le nostre partite alla Fiera per dare la possibilità al maggior numero di tifosi di assistere alle prestazioni della Virtus.
una squadra che aveva dei costi più alti, come ha detto lei prima, si augura di avere dei numeri più alti anche sugli abbonamenti, immagino. Sì, l'anno scorso noi abbiamo avuto 4.100 abbonati, compresi gli abbonamenti nei pacchetti degli sponsor, sicuramente un numero importante perché l'80% quasi della copertura del Paladozza, però io penso che alla luce di questa strategia di prezzi e alla luce di quello che stiamo facendo anche da un punto di vista sportivo, mi auguro che ci sia una risposta molto importante e che si possa avere i 5.300 abbonamenti, che è il massimo che possiamo vendere, più di quelli non possiamo, ecco. Per cui dico agli abbonati, la bella giornata si vede dalla mattina, le richieste informative sono veramente centinaia, abbiamo i nostri sistemi in tilt perché abbiamo molti appassionati che chiedono informazioni sulla campagna abbonamento. Tra poco ci si aspetta un'altra risposta per l'arrivo di Teodosic da parte dei tifosi che verranno a trovarlo qui alla sua prima ufficiale. Cosa rappresenta l'acquisto di Teodosic per la Virtus? Ma secondo me l'acquisto di Teodosic rappresenta tante cose. Soprattutto rappresenta, prima di tutto a livello sportivo, l'arrivo di un grande campione, un giocatore che ha dimostrato che con le sue qualità, sia tecniche che come uomo, può dare un contributo importante al far girare la squadra in un certo modo. Poi è chiaro che a fianco suo dobbiamo obbligatoriamente, facendo un investimento di questo tipo, mettere giocatori che siano tra virgolette compatibili con le sue qualità e quindi saranno di alta qualità anche loro. Pertanto l'acquisto di Teodosic ha rappresentato da un punto di vista sportivo ed economico un impegno molto più importante anche nella costruzione del resto della squadra. Questo da un punto di vista sportivo. Da un punto di vista societario rappresenta quello che io dicevo prima, un po' un messaggio chiaro che il dottor Zanetti, che dobbiamo ringraziare perché poi è lui che ha dato la disponibilità a me di poter chiudere queste cose, di cominciare a parlare, di essere orgogliosi del nostro futuro. Ovviamente nel rispetto del passato e consapevoli che la Virtus nel passato ha avuto grandi soddisfazioni e grandi campioni, ma dall'altra parte pensiamo che i nostri tifosi si devono abituare ad essere orgogliosi anche di quello che sarà. Forse prima vivevano nella speranza, oggi qualche certezza in più ce l'hanno. Poi, da un punto di vista commerciale, certamente avere la possibilità che gli sponsor possano credere un po' in questa operazione. Qualcosa mi sto inventando, sto mettendo in difficoltà un po' tutti, la Lega, perché credo che quando arrivano giocatori di questo tipo, per valorizzare non solo Virtus ma anche il basket italiano, bisogna avere anche delle idee nuove, perché tutti parliamo NBA, ma l'hanno, le idee le realizzano, noi dobbiamo averle e piano piano cominciare a valorizzare anche a livello commerciale queste cose. Su questa cosa non ci può anticipare niente. Sul fronte mercato invece c'è qualche annuncio in arrivo? Sul fronte mercato so che abbiamo in linea di arrivo un'operazione, credo che domani o dopodomani massimo sarà chiusa, ma ne abbiamo altre in fase di realizzazione abbastanza importanti, molto vicine. Sono tutte operazioni difficili perché ovvio che da quando abbiamo preso Teodosic si ha la sensazione che Virtus sia ricchissima e quindi tutti adesso alzano il tiro. Ovviamente il compito di Paolo Ronci, che non invidio in questo momento, è quello di portare a casa i giocatori a dei prezzi congrui. Sono quelli che c'erano 10 giorni fa. Onesti qua. Quindi non avendo geneticamente una predisposizione a buttare via i soldi, magari stiamo allungando poi i tempi delle trattative, ma su degli obiettivi concreti condivisi. Sono gli obiettivi che ci ha posto Giorgevic, è una cosa importante. Stiamo lavorando totalmente sugli obiettivi tecnici che ci ha dato Giorgevic. Sono felice perché li stiamo piano piano raggiungendo. In questi minuti sta rimbalzando il nome di Kyle Wills, lui potrebbe essere lui l'annuncio di domani? Questo non lo so, è uno dei giocatori che abbiamo sicuramente sotto tiro. Ci siamo tutti, la stampa, tutte le testate, Corriere della Sera c'è? Visto che non c'è... scusa perché io non conosco solo... Perfetto, magari no, dietro non vedono. Buongiorno a tutti, oggi è giornata di conferenze stampa o di presentazioni, cominciamo a mezzogiorno di fuoco. Grazie intanto di essere venuti qua,
Devo dire che è una giornata molto importante. Io ritengo che questa conferenza stampa sulla campagna abbonamenti sia altrettanto importante come quella che avremo fra un paio d'ore alla Porelli, perché gli abbonati sono il motore del nostro lavoro. Ma non è che lo dico, è perché lo penso e credo, attraverso quello che vi sto per dire, di dimostrarlo anche, e attraverso di voi lo possiamo comunicare a tutta l'opinione pubblica e soprattutto ai tifosi della Virtus, che sono quelli che a me premono di più. Quest'anno, nonostante il mercato sia ancora aperto, noi siamo ancora in fase di costruzione, mi auguro che a brevissimo ci possano altre, anzi sono sicuro che a breve, preparatevi, nei prossimi giorni ci saranno altre notizie su giocatori che arriveranno. Sicuramente, da un punto di vista sportivo, se si va ad acquisire la prestazione di un giocatore come Teodosic, non è che poi ci mettiamo micio bau bau di fianco, e evidentemente cerchiamo di costruire un roster che sia adeguato anche a quello che ci può dare un giocatore come Teodosic a livello tecnico. Per cui gli sforzi che il dottor Zanetti e la Segafredo, perché poi io sono un ministro senza portafoglio, nel senso che i soldi e le finanze sono totalmente messe a disposizione dal mio presidente, dal dottor Zanetti, vogliamo dare una dimostrazione, visto che io la delega alla gestione di questa società, di essere molto vicini alla passione dei nostri tifosi. E per questo, nonostante si abbia un contenitore prestigiosissimo come il Paladozza, storico, ma molto piccolo per quella che è la passione e quelli che sono i progetti che noi abbiamo. Qua tutti ci ridevano in faccia quando, non voi, molti tifosi, nell'aprile del 2016, dopo aver vinto la Coppa Italia, o forse prima, il mio presidente disse: in 5 anni vogliamo competere per lo scudetto. Generalmente, o sempre, quando il dottor Zanetti apre bocca, non è che lo apre bocca dicendo delle cose per far piacere ai tifosi, le dice perché le pensa. Questo valeva allora, vale per il Palazzo dello Sport, vale per quello che è il progetto tecnico che stiamo portando avanti. Poi, come sempre, non essendo geneticamente predisposti a buttare via i soldi, o in ogni conferenza stampa mi sentirete dire questa cosa, cerchiamo di fare le cose come si deve. Quindi, detto questo, quindi la volontà di costruire un roster che possa dare soddisfazione alla nostra tifoseria, abbiamo fatto delle analisi al nostro interno e abbiamo deciso che, visto l'upgrade importante che era stato fatto lo scorso anno sui prezzi, fosse giusto, e non abbiamo raggiunto i playoff, quindi questo danno arrecato emotivamente alla tifoseria andasse pagato. Quindi abbiamo deciso di pagare questo danno facendo una scelta molto convinta, e credo e spero che possa essere apprezzata, di non aumentare i prezzi, anzi di non solo togliere il rateo della partita in meno che c'è, e ci sembrava la cosa ovviamente più seria da fare, ma nel 20% e forse oltre dei posti disponibili calare di almeno il 15% il prezzo degli abbonamenti. Nonostante gli investimenti, diciamo, non solo raddoppieranno, forse triplicheranno gli investimenti della Virtus quest'anno per la costruzione della squadra. Poi entriamo più nei dettagli. L'altro elemento fondamentale, che è stato correttamente criticato da molti tifosi lo scorso anno, è la scontistica che la società poi ha fatto durante l'anno per riempire il palazzo, soprattutto in Coppa. Ecco, non verrà fatto un euro di sconto nella biglietteria per tutto il campionato, sia campionato che Coppa. Quindi i prezzi dei biglietti saranno quelli che oggi noi scriviamo e vi abbiamo consegnato. Pertanto questo metterà in condizione gli abbonati di avere ancora più vantaggi, ma veri, perché se io sono abbonato, faccio un impegno e poi mi trovo il biglietto, un altro che lo compra a 10 euro, evidentemente mi sembra una presa in giro. Questo non accadrà più. E questo è un elemento importante. Come non accadrà più, così anticipo anche eventuali obiezioni, forse lo leggerete nella cartella stampa, anzi sicuramente, noi ci riserviamo in modo generico di giocare alcune partite non al Paladozza,
Perché? Perché facendo questi investimenti, è coerente con quanto io ho sempre detto, noi abbiamo bisogno di avere in talune occasioni dei contenitori, un contenitore di gioco che abbia più spazio, che abbia la capienza di raccogliere da una parte, di incassare di più, ma, e quindi coprire un pochino più i costi, ma dall'altra soprattutto avere la possibilità di dare ai tifosi la possibilità di assistere alle partite, perché noi riteniamo che sulla base della storicità di Virtus, se la squadra avrà buoni risultati e sarà simpatica e competitiva, ci potranno essere ben più di 5.000 tifosi a vedere la partita. Ne abbiamo avuto la prova lo scorso anno andando a giocare a Casalecchio e all'Unipol Arena, e abbiamo visto che in due partite contro Reggio Emilia e Brescia, quando peraltro Virtus in quel momento non andava benissimo in campionato, abbiamo fatto, chiedo conferma a Marina, 14.000 ingressi. Quindi vuol dire che così pacificamente, in un momento di tranquillità di campionato, senza euforia, abbiamo fatto una media di 7.000 persone. Con quello che stiamo facendo pensiamo di poter avere un pochino più di appeal rispetto allo scorso anno, nonostante è stato un anno fantastico, perché ci ricordiamo che nonostante qualcuno l'abbia definita la coppetta, voglio vedere le squadre italiane che vinceranno la Champions League nei prossimi 10 anni. Quando le ho lette, dopo sarò contento. Tutte le squadre italiane regolarmente erano uscite, sono in fase eliminatoria, poco ci manca. La stessa Venezia, campione d'Italia, è uscita ben prima della finale. Detto questo, quindi, dove andremo a giocare queste eventuali partite? Sicuramente stiamo lavorando con grandissima collaborazione costruttiva e fattiva con le Fiere di Bologna. È un'idea che ho avuto io, è un'idea delle Fiere di Bologna, siamo nel cuore della città, rappresenta Bologna, la Fiera oggi di Bologna è un'azienda bolognese che sta portando l'immagine positiva di Bologna nel mondo. Hanno un contenitore meraviglioso, uno degli ultimi che hanno realizzato, che può contenere la replica del Paladozza, cioè questa è un'anticipazione che vi do, se andremo lì sarà per replicare strutturalmente la struttura del Paladozza. Quindi i nostri abbonati, altro punto che voglio rispettare, è che avranno riservato lo stesso posto che hanno la Paladozza, cosa che invece l'anno scorso per motivi tecnici in taluni casi non è stato possibile. Quindi avremo questo catino. Io ho visto il primo progetto, lo sta facendo un'azienda specializzata a livello nazionale, non di Bologna, che fa strutture di impianti sportivi interni ed esterni, ovviamente che collabora già con la Lega Basket, perché la Lega Basket è sicuramente in grande collegamento con noi e devo ringraziarla per la disponibilità che ci sta dando. Anche in questo caso ha messo a disposizione i propri fornitori, tra i quali quello, il fornitore che mediamente organizza le Final Eight. Quindi stiamo utilizzando come proposta quella. E pur di dare la massima visibilità in termini di ottimizzazione di visibilità, stiamo valutando di togliere addirittura dei posti, quindi vogliamo magari avere 1.000 posti in meno in fiera, ma avere la prova che tutti i nostri spettatori abbiano un'ottima visibilità come al Paladozza. Questo lo anticipo perché giustamente, correttamente, ho letto su qualche giornale che c'era il dubbio che ci potesse essere questo rischio. Cercheremo di toglierlo assolutamente il più possibile, cioè che non ci sia il rischio, che non ci sia visibilità. Ovviamente quando parliamo di questa fiera parliamo del derby, così anticipo anche cose che ho già dichiarato su qualche giornale, perlomeno parlo del derby che riguarda il nostro derby, quello della Virtus. L'idea comunque è di avere il derby in tempi ravvicinati anche di ritorno, quando giocherà in casa la Fortitudo. Noi peraltro, se le cose vanno come devono andare, dico tutte queste cose così chi fa l'abbonamento sa cosa compra. Cercheremo, soprattutto nella fase invernale, novembre-dicembre, se ci riusciamo, di giocare più partite alla fiera, perché se ci sarà l'entusiasmo che io ritengo ci possa essere, è la possibilità, avremo la possibilità di accogliere più persone a vedere la Virtus. Là potremo anche offrire gli stessi servizi, per cui
parcheggi di comodi, insomma, il Paladozza rimane sempre il nostro palazzo, ci mancherebbe, però in questa fase è anche un test che vogliamo fare per una proiezione futura dell'anno successivo, perché comunque un palazzo dello sport non lo si costruisce in 2 mesi, per cui se il progetto della Virtus è questo, abbiamo bisogno di avere degli spazi, perché poi anche le società ospitanti hanno bisogno di avere, magari non in Italia, ma le squadre straniere che vengono a Bologna hanno necessità di avere degli spazi disponibili. Poi beh, le donne, che questa non è una cosa da sottovalutare, io, non è un'operazione di marketing questa, può aver avuto da parte di tanti legittimamente questa lettura, questa è una scelta da una parte istintiva, da una parte sportiva, perché lo sport non ha sesso, le prestazioni e le vittorie non hanno un sesso. Quello che ha senso è Bologna e Bologna Basket, no? Basket City non può non considerare di avere una squadra che per 2 anni vince un campionato, sale al massimo livello nazionale e non riesce a partecipare a questo campionato. Ora, io credo che da un punto di vista sociale la Virtus abbia un obbligo, si è sentito un obbligo morale, che è quello di dare a queste ragazze, ma soprattutto a loro sicuramente, non alle ragazze, a tutto il gruppo, attenzione, io parlo sempre delle giocatrici, ma vedo Federica lì, a tutti gli attori che hanno portato, lo staff tecnico, i dirigenti, tutti quelli che vogliono rimanere, i massaggiatori, il medico, tutto questo gruppo che ha vinto, rimane con noi, quindi è diventato parte della nostra famiglia. Poi andremo ad integrarlo con quello che possiamo, ma come voi sapete, il dottor Zanetti, generalmente a noi non piace partecipare, basta, piace partecipare anche divertirci e quindi competere, perché nello sport divertimento è competizione, anche se il primo anno, come ho dichiarato, è un anno assolutamente di conoscenza. Però insomma, perché stavo dicendo, l'altra cosa è il settore giovanile, cioè io a brevissimo vorrei dare a tutte le ragazzine di Bologna la possibilità, giocando a basket, di avere nella propria città la possibilità di andare a giocare in serie, nella massima serie, e quindi arrivare alle nazionali, arrivare ad avere questa visibilità. Detto questo, noi abbiamo ideato, quindi sostanzialmente rispetto allo scorso anno, abbiamo tolto l'abbonamento solo per la Coppa, perché abbiamo visto che non aveva riscosso un grande successo, e quindi e forse abbiamo, però rispetto ad altre società di livello, per esempio Milano, che non fa l'abbonamento solo per il campionato, noi invece abbiamo correttamente, a mio parere, venderemo l'abbonamento per l'LBA, quindi per chi vorrà fare solo il campionato, e venderemo l'abbonamento full. Quindi il full però vuol dire a uno maschile e a uno femminile. Poi c'è un problema tecnico, che dovranno esserci 2 abbonamenti, perché sono 2 campionati organizzati da 2 enti diversi, quindi una è l'LBF e l'altra è l'LBA, per cui tecnica, e quindi dare la possibilità a chi decide il full di avere anche dentro le partite a un prezzo veramente, a un prezzo, perché era molto facile dire ti regalo le donne, no, la dignità, io se compro una cosa perché l'apprezzo, regalarla è una cosa che non ha un senso, mio amore. La regali una cosa se non credi che questa cosa abbia un valore. Quindi la scelta che io ho fatto da questo punto di vista è che quello ha un valore, e quindi chi fa l'abbonamento full certamente ha un grande risparmio, poi faremo anche l'abbonamento solo per il femminile e la biglietteria solo per il femminile. Giocherà la femminile, ho già parlato anche con la Lega, si Serie A1 maschile che femminile, quando è possibile, sempre in anticipo, la stessa giornata in anticipo rispetto alla squadra maschile, quindi nello stesso giorno, al Paladozza, se saremo al Paladozza, oppure valuteremo la fiera, magari ci sarà la volta che loro giocano al Paladozza e noi giochiamo alla fiera, se poi vedremo, perché anche giocare in un posto da 9-10 mila posti, vedremo dalla PIL che avranno le nostre ragazze nei confronti della nostra tifoseria. Io penso che giocare contro Schio o contro Venezia, parlo delle donne, e avere 3, 4, 5 mila persone
Bologna darebbe veramente un attestato e una certificazione che siamo Basket City. Questo è quello che secondo me deve dimostrare Bologna. Siamo Basket City? Io penso di sì. E se lo siamo, dobbiamo dare supporto anche a questi ragazzi, perché attraverso la nostra presenza, credo, e quindi non è un vantaggio economico per Virtus, perché è proprio un fatto di impatto e sociale, perché se noi portiamo 3-4 mila persone là, 5 mila, 10 mila, poi possiamo dare la possibilità a tante famiglie, a tante ragazze, di poter dire, di valorizzare, cominciare a capire che esiste anche il basket femminile. E quindi avere anche questo ramo da sviluppo, è una promozione, marketing, tra virgolette, sportivo. Tornando agli abbonamenti, quindi il full quindi comprende le tre categorie, le due opzioni. Sui prezzi ho detto, ovviamente c'è una convenienza, se voi fate i conti tra comprare il biglietto ogni domenica e fare l'abbonamento, questo è un altro aspetto importante, carta, penna e calamaio e calcolatrice, chi fa l'abbonamento nel caso del full ha tre partite regalate. Non più una, se andate a vedere lo scorso anno ne aveva una, ma il contato era una partita lo sconto. Quest'anno sono tre, e se uno fa solo l'LBA, cioè solo il campionato, ne ha più di due, la media. Quindi vuol dire che chi fa l'abbonamento veramente ha dei vantaggi economici considerevoli. L'anno scorso abbiamo fatto 4.100 abbonati, compresi gli sponsor. In realtà gli sponsor valevano ovviamente nei contratti di sponsorizzazione circa 400 abbonamenti, abbiamo venduto circa 3.700 abbonamenti singoli. Fu un grande risultato, ma le aspettative che io ho è quello di non avere al palazzo, al Paladozza, dei tifosi di altre società. Quindi credo che attraverso questa operazione l'ambizione che noi ci siamo dati è di avere il Paladozza pieno di tifosi della Virtus con l'abbonamento. Quindi abbiamo alzato l'asticella, ma io vorrei avere almeno 5.000 abbonati, perché questa è la politica e il senso, perché diamo un segnale di calore e di vicinanza anche a una proprietà e a una squadra e a una società che credo pochi credevano potesse arrivare dove è arrivata 3 anni fa. Io parlavo, mi ricordo che vedo Muleo qua, una diretta con la televisione 1 anno e mezzo fa, dico bene, eravamo non mi ricordo dove, e dissi io non mi sento secondo a Milano, dove arriva Milano arriviamo noi, forse siamo arrivati un po' più in alto stavolta, ma non è per la sfida Milano, Milano fa il suo percorso, rispetto a noi è una società molto più strutturata, una società che ha una storia recente molto importante, che sia arrivato a Messina in Italia a Milano ci dispiace a noi bolognesi, ma credo che sia un grande valore per il basket italiano, perché un uomo come Messina che sceglie di venire nel basket italiano significa che dà valore a tutti noi, come noi se prendiamo Teodosi diamo valore al basket italiano, perché andremo in tutti i palazzi d'Italia e i tifosi delle altre squadre non saranno tanto contenti, però vengono a vedere giocatori come Rodriguez a Milano stesso, voglio dire, io ho quello che farà Venezia o che faranno altri, però Milano insieme a Bologna forse oggi più degli altri stanno dando corpo, Milano ancora più di noi, non ho parlato di Giorgevic perché non mi voglio sbrodolare addosso, però cioè, diciamo che a livello tecnico le due squadre, Milano e Bologna, si sono dotati di competenze di livello mondiale, ecco, credo che, e se hai la competenza tecnica di chi sceglie gli uomini evidentemente poi ne deriva che il prodotto dovrebbe migliorare, quindi credo che quest'anno Milano molto di più è riferimento, anche a livello manageriale, Milano si è dotata managerialmente, al di là di Messina, di persone competenti, in questo, gente che da 20 anni lavora a livello, quindi io non voglio, e noi cerchiamo nel nostro piccolo o grande, perché io non ragiono in piccolo, ragiono perché siamo la Virtus e secondo me abbiamo un valore importantissimo a livello nazionale e internazionale, ma assolutamente resta Bologna. Di riportare questo marchio in giro per l'Europa, in giro per l'Italia e in giro per il mondo, abbiamo questa Coppa Intercontinentale anche da fare, cercando di essere competitivi, sportivamente onesti e rispettosi degli altri, ma vogliamo arrivare a vincere, questo è il punto, o competere per vincere.
Quindi chiudo lo slogan fuoco nel cuore. Io ho tolto quello che lui aveva detto prima, perché dicevo, ma pace in testa, pace richiama, la parola pace è una parola bella, però richiama forse anche la guerra, no? Se c'è la pace c'è anche la fase dove non c'è la pace. Allora ho detto, no, togliamo questa parola, mettiamo fuoco nel cuore. Io però, questa è quella del nostro allenatore e noi l'abbiamo sposata, io però vi chiedo di da oggi in poi avere un'altra frase molto, non perché voglia competere con Giorgi, ma perché è il mio pensiero. Io credo che la storia di questa società in Italia sia la più importante a livello di basket, o tra le più importanti. L'Eurolega l'abbiamo vinta solo noi, mi sembra, no? E per ben due volte. Però con questa proprietà, con questa storia, con questo marchio e con quello che stiamo facendo, secondo me dobbiamo cominciare a essere orgogliosi del nostro. Io vorrei che cominciassimo ad utilizzare questo slogan. Siamo sicuramente riconoscenti, siamo, se la Segafredo e il dottor Zanetta sono qui è perché c'è stata una storia importante, ma oggi possiamo dire che cominciamo a essere orgogliosi del nostro futuro. Oggi la Virtus è tornata, anche grazie all'operazione di Teodosic, a essere una società anche a livello internazionale. Io lo vedo dall'attenzione, da quello che ci stanno proponendo dopo che è uscita quell'operazione di Teodosic. Tutti ci vengono a proporre giocatori che fino a un minuto prima mai al mondo ci sarebbero venuti a proporre. Poi lasciamo stare, prendere i costi, eccetera. Però certamente abbiamo un appeal diverso e voi lo avete anche scritto. Ringrazio chi ha scritto Euro Bologna, mi pare la Gazzetta dello Sport. Per noi è stato un momento di grande, come ha scritto il Carlino, tutti i giornali. Però leggere Euro Bologna mi ha fatto venire la pelle alta. Questo è importante. Ecco, questo voglio dire, poi sbagliamo, non sbagliamo, saremo criticati, siamo criticati per come comunichiamo, però ieri sera io vengo dal calcio, anche se in questo momento sono orgoglioso di lavorare nel basket, vedevo l'annuncio che ha fatto la Juventus sull'acquisto di questo giocatore, ha speso, non so, 80 milioni, andate a vedere come l'ha annunciato. Ecco, noi viviamo perché ci siamo, ci sono gli sponsor, poi la stampa è importante, dovremo dei sistemi di comunicazione sulla stampa attraverso degli alert, quindi noi vi chiederemo adesso, anticipo tutte queste cose perché vi chiederemo la disponibilità di avere i vostri riferimenti, le vostre mail, di tutti, laddove, perché purtroppo il mercato della Virtus è cambiato, se io vado a prendere Micio Bao Bao, lo chiudo a lunedì mattina alle 9, dico al procuratore vieni a mezzogiorno e ci mangiamo una pizza e chiudiamo. Andare a chiudere Teodosic non è stata una roba semplice e l'abbiamo chiuso sabato notte alle 23. Alle 23, dopo un'estenuante trattativa che durava da due mesi e nelle ultime 48 ore vi assicuro che più di una volta ci eravamo alzati io personalmente dal tavolo buttando tutto per aria. Poi alla fine ci siamo, come sempre, se l'obiettivo è comune ci siamo avvicinati. Quindi veramente io ho firmato il preaccordo sabato notte alle 23. Quindi capisco che la stampa era in difficoltà, cercheremo, e noi abbiamo deciso di comunicare attraverso i nostri social media, il nostro sito, perché là pagano i sostenitori della Virtus. Poi capisco che non c'era l'abitudine, ora ci siamo confrontati e come fanno tutte le società importanti al mondo, sportive, tutte fanno così, noi siamo importanti. Ma non verso di voi, vogliamo collaborare, vogliamo quindi mettervi nella condizione di non perdere un secondo sulla comunicazione. Quindi adesso studiamo questo sistema, lo abbiamo già chiesto a chi ci gestisce il sito, la prossima settimana sarà attivo, mi dicono, o quanto prima, e finché non è attivo sicuramente magari torneremo a... Io penso che spero di non chiudere più a mezzanotte delle operazioni, comunque ecco, vi chiedo di consultare il nostro sito, magari non oggi che non abbiamo, però da domani in poi qualcosa potrebbe succedere, perché lì troverete delle novità nei prossimi giorni ogni tanto, per cui poi quando abbiamo messo a punto questo sistema dopo avrete tutte le informazioni online, perché voi avrete un alert sui vostri sistemi e avrete le informazioni online, come è giusto che sia. Forse sono andato al di là della campagna abbonamenti, però ho fatto un po'.
non ho mai la possibilità di avervi qua, e quindi oggi parleremo di un'altra storia. Luca, una cosa, torna la campagna abbonamenti, non ho capito una cosa, l'abbonamento full... Marina, puoi venire un attimo. Non prevede la coppa? No, no, prevede la coppa, sì, sì, ti chiedo scusa, sì. L'abbonamento full A, campionato di A1 maschile, campionato di A1 femminile e coppa. E altre cose... Il primo turno è della coppa, naturalmente. E del campionato, scusami, giustamente Marina. Della fiera, che immagino essere una struttura comunque più grande del Pallalotta, avete parlato modestamente di novembre e dicembre, però facendo gli scongiuri, nel caso di un playoff italiano o di coppa che insomma, sì. Voi pensate eventualmente... Ti do subito la risposta, sì. Noi abbiamo già un preaccordo, dimenticavo questa cosa, però non essendo l'oggetto di oggi, però ti rispondo con grande sincerità, sì, noi abbiamo già un preaccordo con Fiera che se tutto l'impianto funziona, i playoff, ma io non faccio neanche gli scongiuri, perché l'anno scorso ho fatto gli scongiuri e ci siamo andati, quindi porta anche sfiga a fare gli scongiuri, e l'eventuale fase finale di Eurocup le giocheremo in quel contesto lì, naturalmente previe le autorizzazioni di Lega, Federazione e quant'altro delle istituzioni, però non credo che ci siano una volta e della c'è un comitato di ordine pubblico di sorveglianza di Bologna, ovviamente dovremo dare tutte le garanzie di sicurezza che vengono date in altri contesti. In relazione al derby, avete già avuto un contatto ufficiale con la Fortitudo, nel senso loro faranno il derby in casa a distanza di una settimana, come si è detto, allora, ancora tutto prima? No, io la prima cosa che ho fatto quando ho avuto l'idea, io l'ho mutuata dal rugby, io ho lavorato per un periodo con una delle due franchigie del rugby in Celtic League, che sono due squadre, c'è Benetton e oggi sono le Zebre. Quando diversi anni fa una delle due entrò in Celtic League, la seguivo io come diciamo, piano industriale e andai a discutere con la Federazione Internazionale Rugby per dire le due squadre italiane facciamole giocare i due derby in una contestualità ravvicinata per dare valore in quel momento a due partite che, mutuandolo da lì, io ho contattato Fortitudo una volta che Fortitudo è salito in Serie A. Fortitudo mi ha dato una disponibilità a valutare questa cosa, abbiamo contattato la Lega Basket che mi ha dato la disponibilità a valutare la cosa e sull'onda di questa disponibilità siamo andati avanti. Ovvio che l'accordo non è ancora stato chiuso, ma se sono qua a parlare è perché un'ipotesi di doppio derby, il nostro sicuramente lo giochiamo lì, ma di un doppio derby avvicinato perché ha trovato il consenso anche del presidente della Fortitudo. Un'altra cosa che volevo chiedere... Poi quando si giocherà non lo sappiamo ancora, le date non le abbiamo, perché poi dipende dai calendari che farà la Lega. Noi abbiamo chiesto che si giochino in tempi ravvicinati. Un'altra domanda, hai parlato di replica del Pallarossa, e di solito queste arene temporanee hanno una pianta rettangolare. No, questa avrà una pianta rotonda, ovale. Tribune più alte. Diciamo che sta studiando la CETA, che è l'azienda che sta facendo lo studio, di Bergamo, che è specializzata in questo, di creare l'altezza, lì voi sapete che il campione della fiera non è altissimo, quindi di creare delle file con una visibilità uguale in tutti i posti di seduta, però sarà ovale, sarà continua, come il Paladozza. Allora, l'obiettivo iniziale e anche finale in una prima fase era oltre 10.000. con il parterre, 10.004. Ora stiamo aspettando lo studio di ritorno, può darsi che diminuisca un po', comunque siamo intorno ai 10.000 posti. Il numero di partite che andate a giocare dipende anche dalla campagna abbonamenti, nel senso se fai 5.000 no. persone, no? No. Comunque, e la seconda dalla caratura degli avversari? No, no, perché siamo obbligati ad avere un periodo, perché la fiera ha delle manifestazioni, quindi quel contenitore lì ha già una occupazione assegnata, per cui i due periodi che Fiera sta valutando sono dicembre fino all'inizio di gennaio
e da maggio in poi. Cioè, noi abbiamo chiesto di stringere molti tempi su novembre, quindi le partite che il calendario prevederà in quel periodo lì. Ovviamente non potendo chiedere alla Lega di mettere. È chiaro che chiederemo alla Lega, verrà siglato l'accordo a 3 tra noi, Fortitudo e Lega, e a 4 con la Fiera, di mettere il 29 dicembre una partita di campionato di cartello. Questo sì, per avere ovviamente non dico la certezza, ma la possibilità di avere pieno il contenitore. Non solo Milano, ci sono anche altre partite adesso, però non dipende da noi, la Lega deve fare i calendari, quindi no, ancora non siamo la Juve di una volta, dai. Di una volta. No, questa battuta non scrivete nessuno. No, non la Juve di oggi, no, vabbè, no, parlavo da, allora io manco dal calcio da un po', io ricordo ancora quella dove gli arbitri venivano chiusi dentro. Si possono conoscere anche in linea di massima i costi di una cosa del genere? Non li conosciamo ancora neanche noi, ci stanno quantificando i costi, non sono pochi, è per quello che bisogna temporalmente avere più partite, parliamo di un investimento enorme. E la Fiera comunque vi darebbe il padiglione, come dire, in partnership, una collaborazione? Loro ci danno il padiglione, dobbiamo concordare se a quale canone di locazione, poi tutto il resto dipende da noi e dalla Lega. Però la Lega, per dire, sta valutando di fare altre iniziative lì in quel periodo. Per dire, un torneo, la Next Generation, che l'anno scorso era diviso su diverse città, può essere che venga disputata tutta a Bologna e tutta la Fiera nel periodo di Natale. Questo è il valore che Virtus porta al basket italiano. Quando vi parlavo di valore, noi non è che pensiamo solo alla Virtus, noi pensiamo che se cresce il movimento, cresce anche il valore della Virtus. Quindi la Virtus si è messa a disposizione delle istituzioni, del basket, abbiamo fatto le donne, sui giovani, questo tema qua, quindi Bologna diventa veramente la capitale del basket. Pensiamo che in quel periodo ci possa essere anche una fiera del basket, perché no? Adesso questo dipende dalla fiera, però noi saremo disponibili a fare veramente una grande festa del basket che possa durare 10-15 giorni. Il modello di riferimento è un po' quello che hanno fatto prima LNT e poi Lega Rimini per la Coppa Italia, ovviamente sulla prima linea. Non glielo so dire questo adesso. In che senso il modello di riferimento? Nel senso che la Fiera di Rimini ha ospitato delle edizioni di Coppa Italia, sia di LNT che di Lega A, con impianti provvisori e con tutta una serie di iniziative collaterali. Sì, no, chiaramente l'impianto è provvisorio, perché poi va tirato via. No, mi riferivo in generale anche alle iniziative collaterali. Ma io credo di no, credo che sarà molto diversa. Cioè, vogliamo fare una cosa, se siamo Basket City e la Lega ha capito, perché qui c'è Bezzecchi che la rappresenta, ha capito l'importanza della centralità di Bologna rispetto al basket italiano in questo momento, e quindi di creare veramente un evento per tutti i club di Serie A. Io l'ho detto anche in assemblea di Lega l'altro giorno, quindi in quel periodo noi vorremmo dare la disponibilità a tutti i club di Serie A di basket di A1, maschile e anche femminile, di creare delle attività, a dare agli sponsor della nostra società o in questo caso della Fortitudo, perché Basket City è anche Fortitudo, ci mancherebbe. Di comunicare a un certo mondo perché investe nello sport e perché si fanno queste cose, insomma, ecco. Secondo me è un momento molto importante, un momento di anche il Basket City. Finora giustamente voi lo scrivete, ma cosa abbiamo fatto per promuovere Basket City? Noi società, zero. Io credo che un obbligo morale che ha Virtus, poi Fortitudo fa le sue strategie, io parlo per la Virtus, è quello di promuovere il brand Basket City. È inutile che ci nascondiamo, la Fortitudo in Serie A è un valore anche per la Virtus. Cioè, io non ho nessun problema a dirlo. Noi siamo felici che la Fortitudo sia venuta in Serie A, non da un punto di vista sportivo, ma da un punto di vista istituzionale e relazionale col mondo, con la città e con le istituzioni del basket nazionali. È un valore la Fortitudo per noi, come penso che noi lo saremo per loro. Poi è chiaro che sul campo noi dobbiamo vincere come devono cercare di vincere loro, è fuori discussione. Cioè, se non entriamo in questo mood è finita.
Questo è molto importante. E Bologna è l'unica squadra, è l'unica città che ha due squadre di Serie A nel basket. L'unica, non è, tre, cioè no, parlo del maschile, tre con la femminile. La stessa dignità, perché guardate che tutti il femminile, guardate che noi avremo 4-5 mila persone a vedere le ragazze. Io sono convinto. La curva impazzirà come gli altri tifosi per queste ragazze, perché loro trasferiscono emozioni, perché non è che guadagnano, queste giocano veramente per passione. Cioè, queste hanno vinto perché avevano grandi motivazioni. I valori dello sport forse li trovo più là che da altre parti, ma questo qua sarà un insegnamento anche per i maschi. Il non mollare mai, il credere in un obiettivo. L'ho già detto in più salse, se noi avessimo avuto il loro carattere, la metà del loro carattere l'anno scorso, noi eravamo in finale scudetto. Andiamo a ricordare le partite, certe partite, che Mudo aveva, ecco, giusto? Ecco, siete d'accordo con me? Quindi ecco perché vanno sostenute l'abbonamento full, cioè, e perché oggi abbiamo la fortuna che per me è molto importante avere le donne, ma è molto importante per quel motivo lì. Luca, mi riallaccio al tuo slogan che parla di futuro, parlando del futuro immediato, ovviamente ci sono grosse ambizioni in Italia, però un futuro radioso passa dall'Eurolega, che è la massima espressione. Ora, la Virtus quest'anno ha un torneo che apre la porta all'Eurolega. Ecco, che importanza, cioè, fammi la scala di priorità. Allora, ovvio che avendo mancato per due anni l'obiettivo dei playoff in campionato, certamente il campionato lo vediamo fondamentale, l'obiettivo di arrivare ai playoff e di arrivare il più lontano possibile. Però altrettanto è importante arrivare a competere per portare a casa l'Eurocup, perché l'Eurocup, o quantomeno arrivare in finale, significa andare in Eurolega, e là noi vogliamo andare, non ci siamo mai nascosti dietro un dito. Sì, sì. È tutto chiaro sulla campagna, su... Spero che sia così, una considerazione anche vostra, cioè critiche. No, io ho una presenza che non mi tornano i numeri, sì. Sull'abbonamento full. Sì. Perché 21 gare, cioè c'è scritto 21 gare, quindi non c'è la femminile. No, è in più, il femminile c'è dietro, sì. Sono 30 euro, oltre a quel prezzo il lì. L'abbonamento full ha uno, sì, sconto sulla, sì, ulteriore sull'abbonamento femminile. Corretto. Sì, sì. Okay. Esattamente. Che sono 30 euro in gradinata, 60 nei distinti e 100 l'abbonamento complessivo. No, perché non potevamo, sia da un punto di vista fiscale sia da un punto di vista normativo, perché sono due organizzazioni diverse, le due leghe. Volentieri. Se 30 euro per un biglietto, no? Al Pallavolo, valutando il Palazzo della Piera, 10.000 persone, io lo chiamo alla fine, chiedo su in dizionario, saranno sempre 30 euro. In fiera? Ma in fiera non è tanto la sua, che la fiera è molto bassa. Si allarga molto, però. Sì. No. I prezzi sono quelli perché riteniamo di creare una struttura dove si veda bene. Non è tanto lontano, io ho visto tutto. No, l'Unipol è un'altra roba, nel senso che la struttura lì dovrebbe venire più, diciamo, realisticamente vicina al... Sì, tant'è che stiamo valutando nel disegno di togliere il parterre, nel senso che il parterre lo spostiamo nelle prime file, quindi riducendo ulteriormente, questo per dare ancora più vicinanza, avete capito? No, io sono molto attento alla qualità, cioè se uno paga il biglietto deve vedere bene, e quindi è giusto rinunciare a magari 1000 posti, dico, ma dare la possibilità di vedere bene. Questo per quanto riguarda noi, dopo... Quando giochiamo in casa noi.
Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. Sport...